Il diritto di superficie sulle spiagge passa da 90 a 20 anni. La modifica al decreto legge di Tremonti sulle spiagge viene dal capo dello Stato per evitare sanzioni europee, ma il testo continua a destare non poche polemiche. Quali sono i punti salienti della norma? Innanzitutto è stato introdotto il diritto di superficie per 90 anni, ora sceso a 20. Potrà riguardare anche aree già occupate lungo le coste da edificazioni esistenti realizzate su spiaggia, arenile, ovvero scogliera. Il provvedimento è rilasciato dalla regione d'intesa con il comune e le agenzie del demanio. Bisognerà pagare annualmente un corrispettivo. Rimane il diritto di raggiungimento della spiaggia. Effettivamente la vera novità di questo decreto legge, del decreto legge di Tremonti, è il fatto che il governo in prima persona, quindi il Consiglio dei Ministri, si occupa della questione balneare direttamente. Nel contenuto del decreto legge ci sono ancora moltissime zone d'ombra. Nel nostro caso tutte le strutture, capanni, cabine, bar, avrebbero una concessione così come dice il ministro, ma tutto il resto rimarrebbe con tutti i problemi di oggi, compresa l'evidenza pubblica. Dove c'è un'Unione Europea che decide per tutta la comunità di avere molta attenzione, diciamo, alle concessioni, fissa delle regole dove ci deve essere il massimo, diciamo, dell'apertura, il massimo della possibilità che tutti possano partecipare, limitando gli anni di concessione, non mettendo opzioni per il rinnovo. L'Italia tenta di fare la furbetta e trovare escamotage, come per esempio si è inventata questa storia del diritto di superficie. Cosa significa avere il diritto di superficie? Il diritto di superficie è disciplinato dall'articolo 952 del Codice Civile. Consiste nell'edificare e mantenere una costruzione in un fondo di proprietà altrui. Noi pensiamo sia sbagliato, scellerato, sia anche contro, diciamo, ogni logica rispetto all'idea di futuro che abbiamo. Se è vero che il paesaggio e in particolare, diciamo, il tratto di costa sia uno dei capitali più importanti per guardare al futuro, per fare turismo e non solo, con l'Unione Europea che ci dice attenzione, alziamo la soglia e il livello di rigore, noi andiamo a sbracare ancora di più. Quella seconda ipotesi molto preoccupante che prevede questo decreto è il cambio di destinazione d'uso. Fino ad oggi con le tutele, diciamo, paesaggistiche, nei 300 metri dalla battigia all'entroterra tu non puoi realizzare niente. Adesso, diciamo, le cabine possono diventare anche bungalow o anche altro. Il nostro sindacato si è sempre dichiarato fortemente contrario alla posizione della Comunità Europea, ma per una motivazione molto semplice, perché il sistema turistico balneare italiano è una tipicità specifica del nostro paese e quindi in quanto tale non può essere inserita in una direttiva che tratta tutti i servizi in maniera identica in tutti i paesi della Comunità Europea. Quindi noi chiediamo chiaramente l'uscita dalla direttiva servizi, quindi una deroga per questo settore, così come altri settori hanno ottenuto la deroga. Da non dimenticare che in Italia sono 25.000 le concessioni demaniali, gli stabilimenti balneari negli ultimi anni sono raddoppiati e il fatturato complessivo è di 2 miliardi di euro.